conferire a Renzo Arbore questa onorificenza. Dicevo prima a chi intervistava, a chi è che si affidano con le chiavi della propria abitazione? Normalmente si affidano a persone di famiglia o a degli amici di cui c'è grande fiducia, c'è grande vicinanza. Bene, oggi simbolicamente noi stiamo affidando le chiavi della nostra città, della nostra comunità, nelle mani di Renzo Arbore, perché lo consideriamo un amico vero di vecchia data di tutti quanti noi ischitani. E lo facciamo in un momento particolare, lo diceva prima Anna Maria, in un momento in cui forti sentimenti di solidarietà e vicinanza umana finiscono per uscire dai nostri cuori nei confronti dei nostri concittadini di Casamicciola. Non solo delle vittime, non solo anche di Casamicciola, ma sono dell'isola intera. Qualcuno era anche una signora che si era trasferita e si era reso casa qui sulla nostra isola. Questi sentimenti che in qualche maniera vengono coniugati con quella che era una nostra propensione all'accoglienza e che oggi in qualche maniera testimoniamo con questo accogliere te e simbolicamente accogliere tutti gli ospiti che frequentano la nostra isola. È un momento di unità, faceva bene a dirlo Anna Maria, di tutta quanta l'isola. In questo momento di difficoltà io sono sicuro che l'orgoglio e la grande dignità che gli ischitani hanno sempre dimostrato in momenti di difficoltà farà in modo che noi supereremo alla grande questa pagina, ridisegnando nuovamente per il futuro pagine importanti e positive che abbiamo disegnato per il passato. Io così concludo e ti saluto. Grazie. Fortuna, perché poi qualcuno mi dice perché il talent scout Arbore ha fatto scoperto Benigni, Classica e compagni. In verità io sono un portafortuna, non ho ancora lo scartiello, ma insomma tra poco arriverà pure lo scartiello, prego di toccarlo come sindaco e poi lo trasferiamo all'isola. Ma mi fa particolarmente piacere anche quello che ha detto la Maria, perché ha parlato di questo fatto che il campanilismo e la divisione. Io sono stato un po' afflitto dal campanilismo, perché naturalmente quando sono arrivato a Napoli a studiare a 18 anni c'era una frase che mi torturava, era la frase che dicevano i colleghi dell'università, ma anche per l'Italia eccetera, perché quando vedevano uno male in arnese, vestito male, oppure con i pantaloni, insomma fosse, dicevano è arrivato un treno a Foggia. Il treno da Foggia era quello che portava tutta. Questo però portava anche i lavoratori, naturalmente passava per grandi capitali, Santa Maria, Capovetere, eccetera. E quindi avevo questo. C'era questo pregiudizio che il treno di Foggia. Poi naturalmente il treno di Foggia era per noi pugliesi, la cultura era quella napoletana, un po' perché mio padre esercitato il lavoro di dentista a Napoli, abitava, mio fratello è nato a Napoli, mia madre è originaria di Meta di Sorrento, quindi c'era una napoletanità che veniva. E poi in genere quando sono arrivato a Napoli a studiare sono diventato praticamente napoletano, ho avuto anche la cittadinanza del sindaco di Napoli, quindi le carte di regola ce l'ho e il treno di Foggia me lo sono dimenticato, però la cultura è quella lì, è quella della canzone napoletana d'autore bellissima che io devo dire con una punta di orgoglio ho riscoperto quando tutti pensavano che fosse una musica quasi turistica, perché si pensava che Reginella, Torna a Sorrento, che è una bellissima melodia indipendentemente dal fatto che è popolarissima, addirittura Il Sole Mio veniva guardato con sospetto perché sembrava una canzone retorica. Io invece ho sempre sostenuto che sono canzoni che hanno una melodia assolutamente unica nel mondo e un testo poetico che la canzone normalmente non ha, la canzone in genere mondiale, mentre le canzoni napoletane ce l'hanno. E quindi da 27 anni con 13 napoletani e 3 cafoni, tra i quali ci sono io, ma gli altri sono 13 napoletani di varie estrazioni, dove del greco, dove dell'Annunziata, Barra, Vesuvio, eccetera, noi portiamo in giro la cultura napoletana, quella sì, perché a me piace dire che c'è una cultura sì e una cultura no.
Ischia fa parte della cultura, sì, assolutamente, perché insomma la cultura di Ischia, la bellezza di Ischia, la versatilità che ha quest'isola straordinaria, con tutte le cose meravigliose, che le terme e tutto il resto, quindi devo dire che sono molto orgoglioso di avere questa famosa chiave. Però, come al solito, mi sto domandando da tempo, finché non me la dà, la chiave dell'acqua, qual è questa chiave dell'acqua, è famosissima, che io capisco, eccola qui, molti anni. L'ha invocata e l'arriva puntuale, ecco. Noi non scherzavamo. Ah, non scherzavamo. Non ha la conformazione della chiave, galleggia almeno, galleggia. Penso di no. Sì, facciamo vedere anche ai colleghi. Però voglio leggere le motivazioni. Non le conosco a memoria. Allora, a Renzo Arbore, per la sua ripetuta e frequente presenza sulla nostra isola e le innumerevoli dichiarazioni d'amore per Ischia, per il garbo e la leggerezza con cui diffonde la cultura e la musica della nostra terra. Grazie. Grazie tanto. Grazie. Dunque, poi questo riconoscimento mi fa particolarmente piacere, perché faccio pure un quiz. Secondo lei, perché a me mi fa particolarmente piacere avere questo premio? Ve lo dico io, perché non è un premio alla memoria, è un premio al tuo grazie, e me lo porterò, me lo godrò, spero, per un po' di tempo, parecchio spero, ritornando a Ischia. Tanti anni. L'accetto come un augurio. Grazie tanto a tutti, grazie a Ischia, grazie a tutti voi che siete venuti a vedere questa strana cerimonia. Grazie a Renzo Arbore, grazie a tutti i colleghi presenti.